Passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Carlone è uno di noi. Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Tredici presenti, due assenti giustificati, la consigliera Zitoli e la consigliera Vitrotti. E 11 assenti in totale. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Scrutatori, dimenticavo. Allora, la consigliera Labiso, il consigliere Pompei e il consigliere Carlone. Unico che svestite. Sempre lui sceglie. Purtroppo. Allora, al primo punto all'ordine dei lavori abbiamo proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini, integrazione del regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 32 del 30 marzo 2018, autorizzazione alla dilazione di riversamento del contributo di soggiorno nella città di Roma da parte del funzionario responsabile. Relatore? Prego, consigliere Candigliota, grazie. Grazie Presidente. Allora, la proposta in sintesi dice... chiede di inserire nel regolamento sul contributo di soggiorno della città di Roma Capitale, approvata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 32 del 30 marzo 2018, il seguente articolo 11 ter. Dilazione di riversamento del contributo di soggiorno da parte del funzionario responsabile. Punto 1. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 11 bis può concedere dilazioni di pagamento dell'importo dovuto ma non ancora versato a titolo di contributo di soggiorno per l'annualità pregresse al 2018, accordando il versamento in misura rateale a cadenza mensile da un minimo di numero 6 rate ad un massimo di 36 rate, oltre interessi e sanzioni maturate alla data di domanda dell'ammissione al pagamento rateale, previa stipulazione da parte dei richiedenti di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo non inferiore alla somma oggetto di domande di rateizzazione maggiorata di interessi e sanzioni, escutibile a prima richiesta da Roma Capitale in caso del mancato pagamento di almeno due rate o anche non consecutive. Punto A. La presentazione della domanda di dilazione di pagamento sospende la riscossione coattiva del contributo di soggiorno per l'annualità oggetto di domanda, nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori che potranno essere attivi in caso di diniego all'ammissione
al beneficio della dilazione di pagamento. Punto B. La dilazione di pagamento di annualità precedenti a quella in corso non comporta sospensioni o dilazioni del versamento di contributo di soggiorno dell'anno corrente secondo i termini previsti dal vigente regolamento. Le osservazioni del Dipartimento Turismo rispetto alla proposta sono che allo stato attuale tale struttura ha riscontrato negativamente le richieste in questo senso proposte, ciò per quanto consta dalle note di risposta fornite agli istanti e giunte per conoscenza a questo Dipartimento. Richiamando all'attenzione per il gestore di struttura ricettiva non è soggetto passivo di contributo di soggiorno. Tutto ciò premesso, nel doveroso rispetto dei ruoli assegnati a ciascuna struttura, stante il vigente orientamento in senso negativo del Dipartimento Risorse Economiche, a fronte delle istanze di dilazione dei debiti di argomento finora presentate, da gestori di strutture ricettive, questo Dipartimento, evidenziando un sostanziale e formale incompetenza in materia, non può che esprimere parere contrario rispetto alla proposta in oggetto. Preme evidenziare che, considerato il rischio di chiusura denunciato da numerose imprese ricettive impossibilitate ad assolvere il proprio debito e nelle prospettive di favorire l'introito nelle casse dell'amministrazione capitolina nella forma integrale dovuta, si rimane aperti ad ogni confronto e possibilità di contributo sul tema sulla base degli indirizzi che gli organi e le strutture competenti vorranno adottare. In pratica, il gestore funge da agente contabile, cioè gestisce soldi pubblici. La domanda a cui vi lascio è, che sorge spontanea, come può un funzionario dilazionare un agente? Grazie. Grazie consigliere. Interventi? Prego consigliere. Buongiorno a tutti. Allora, già ha letto tutto il collega Candigliota per quanto riguarda quello che si vuole fare, quindi volevo introdurre io questa modifica, ma già l'ha letta lui, quindi è inutile starci a ripetere. Comunque ho preparato qualche scritto, così tanto per non dimenticare niente. Vista l'età, purtroppo molte volte si dimentica qualcosa. Quindi per rendere noto come è partita questa proposta, quindi la proposta di deliberazione nasce da una concertazione con le associazioni di categoria, le quali si trovano in una situazione di emergenza con l'amministrazione che non riesce a rientrare di grandi somme che le sono dovute perché le richiede in unica soluzione. Potrebbe starci pure bene sto discorso. Non è semplicemente applicando le sanzioni o ritirando le licenze, e quindi ci sono delle conseguenze occupazionali che poi ne conseguono, che si risolve. Quindi non si risolve il problema applicando la legge, cioè proprio drasticamente. Quindi le strutture che chiudono e l'amministrazione che non rientra di decine e decine di milioni che le sono dovuti, questo è il quadro che si presenta attualmente nella parte del comune, quindi si trovano un po' tutti in difficoltà. Quindi con la delibera che si propone, questa aggiunta di un articolo, si prova a dare un suggerimento all'amministrazione per poter cercare di risolvere almeno in parte qualche cosa. Quindi fermo restando che il contributo di soggiorno rappresenta una importante risorsa per il comune. Quindi è stata istituita appositamente questo contributo proprio per rientrare
di alcuni fondi che sono necessari per il buon andamento dell'amministrazione. Tuttavia bisogna sapere ascoltare, quindi ascoltiamo qualche volta anche gli operatori del settore e saper trovare soluzioni condivise. La necessità di modificare la delibera numero 32 del 30 marzo 2018 è stata già presa in considerazione anche da altra parte politica, che a breve verrà esaminata dalla commissione competente di questo municipio, quindi già è girata anche una nuova proposta di aggiunta di alcuni articoli a questa delibera, proprio per chiarire, migliorare quello che è la delibera stessa. Quindi rivolgo una preghiera alla maggioranza, è di prendere atto delle richieste dell'associazione di categoria al fine di poterle risolvere in modo benevole. Voglio cogliere l'occasione questa mattina per fare gli auguri a tutti i papà presenti. Grazie, ho finito. Grazie consigliere, altri interventi? Non ci sono. Prego, consigliere Guido. Grazie Presidente. No, io ho apprezzato, devo dire, sia la presentazione del consigliere Candigliota, sia la risposta del consigliere Carlone, che è sempre, come dire, c'è sempre onesto su quello che dice, e questo lo apprezzo. Tanto che durante il suo intervento ho appreso, come dire, c'è una frasetta che mi ha messo sul chi va là. E per questo ringrazio poi il consigliere Carlone, e cioè... E a un certo punto ha detto mi sta anche bene. A cosa si riferiva? Al fatto del pagamento in unica soluzione da parte degli esercenti all'amministrazione comunale. In pratica il turista che cosa fa? Lascia una tassa di soggiorno giornaliera per ogni singola persona e Airbnb, all'hotel, eccetera. Questi soldi non sono dell'esercente privato, sono del comune. Il privato essenzialmente deve dare questi soldi al comune, quindi io non mi spiego il motivo per cui non vogliono pagare in unica soluzione, cioè dei soldi che hanno in deposito e che non sono loro. Cioè, se non li pagano in unica soluzione, che cosa ci fanno con questi soldi? Punto interrogativo, ho chiuso. Prego, consigliera Cercone. Giusto per rispondere a qualche interrogativo che è stato proposto, io sono d'accordo con tutto ciò che è stato detto, ma quando giustamente ci si chiede che ci fanno, bisognerebbe chiederlo alle categorie o chiederlo anche a chi tutti i giorni tira su una serranda e dà lavoro a tantissime persone. Spesso purtroppo le finanze all'interno delle stesse strutture sono talmente poche che con i soldi che entrano ci si pagano anche gli stipendi, ecco spesso che ci si fa. Sono però allo stesso modo d'accordo nel dire che quelli non sono soldi del singolo proprietario della struttura, quindi di chi riceve la tassa di soggiorno, ma sono fondi pubblici. Qui però non si dice di non pagare o di non restituire quanto è stato versato. La proposta è un'altra, è restituire tutto in forma dilazionata. Ricordo che nel 2013-2014, appena si era insediata questo consiglio nella precedente consigliatura, era stato proposto di aumentare le tasse di soggiorno, poi effettivamente furono aumentate. In quell'occasione io personalmente feci un intervento relativo al fatto che gli introiti delle tasse di soggiorno, e questa è una domanda che faccio io, noi fisicamente le quantità utilizzate per i bus piuttosto che per i bagni pubblici non sappiamo quali sono, cioè la somma delle tasse di soggiorno finisce spesso... No. Cortesemente consiglieri, fate silenzio, grazie. Finisce spesso in un buco nero. La richiesta che era stata fatta all'epoca era quella di istituire magari dei fondi vincolati affinché i fondi delle tasse di soggiorno possano essere effettivamente utilizzati per migliorare i servizi a garanzia sia dei turisti ma anche degli stessi cittadini romani.
Quindi qui il discorso è un po' doppio, secondo me, e manca nelle proposte, manca anche una parte, e è quella che ho appena detto, cioè perché non vincolare parte delle tasse di soggiorno per dei servizi ben precisi e dei servizi specifici? Questo è utile, perché in realtà quello che succede è che spesso finiscono in un calderone, e da quel calderone poi noi non sappiamo in realtà per cosa precisamente vengono utilizzati. Ma ritorno un attimino sul punto, perché è importante dire che con questa proposta di modifica in realtà non vengono fatti sconti. No, volevo rispondere ai consiglieri di maggioranza, perché io credo che sia importante, perché spesso nelle rateizzazioni, quando avvengono rateizzazioni, vengono definiti così saldi e stralci, cioè una rateizzazione ma ad un prezzo, ad un costo più basso rispetto a quello che viene dato. In questo caso in realtà si tratta di una rateizzazione sull'intero prezzo, cosa che, diciamo, non, permettetemi il termine, non cozza neanche con altre attività che lo stesso comune propone. Faccio presente, magari nel momento in cui ci sono delle OSP, delle occupazioni di suolo pubblico non pagate, piuttosto che delle concessioni non pagate, la stessa amministrazione può anche concedere una piccola rateizzazione. È evidente che questo viene fatto per andare incontro a coloro che, ripeto, tutti i giorni si rimboccano le maniche e mandano avanti delle attività produttive. E io credo che in questo senso la modifica sia indirizzata, e concludo, sia indirizzata nella volontà, e spero che questa sia anche la volontà dell'amministrazione del 5 Stelle, di venire incontro agli operatori economici e di venire incontro non facendoli pagare, perché il consigliere Carlone aveva ragione, le somme sono dovute, ma serve una rateizzazione e quindi una modalità un po' più dolce, chiamiamola così, di versare queste somme. Pertanto noi siamo, come Lega, siamo d'accordo su questo punto. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi che mi hanno preceduto e pensavo che il nostro vice capogruppo fosse stato abbastanza chiaro su quella che è la nostra posizione, allora, però a questo punto mi pare di no e quindi sono costretto a ribadirla. Allora, si è fatta una considerazione sulle difficoltà che affrontano gli operatori del settore e quindi si giustificava con questo la necessità di applicare un regolamento di questo tipo con una rateizzazione anche per le annualità pregresse. Allora io vorrei chiarire una cosa, concordo con l'ultimo intervento relativamente alla necessità di venire incontro agli operatori rispetto a quello che è, diciamo, la gestione generale di questo tipo di attività, quindi incentivare il più possibile con un supporto anche a livello comunale oltre che regionale e nazionale l'attività di questi operatori, però non riesco proprio a capire e a concordare sul fatto, cioè su quello che ci chiede questa delibera, cioè questa delibera ci chiede: gli operatori incassano per conto del comune una tassa, un contributo di soggiorno, cioè quindi diciamo sono una sorta di mediatore per conto del comune, passatemi il termine, no? Ma di una somma che non è dovuta all'operatore, è una somma che è dovuta al comune. Quindi in realtà è una questione di semplificazione il fatto che l'acquisisca direttamente l'albergatore, il proprietario della struttura, ma di fatto è una tassa comunale. Quindi a prescindere da chi incassi la tassa, deve essere versata al comune immediatamente. Cioè non si può chiedere una rateizzazione su una tassa, è quasi come se fosse un'appropriazione non dovuta, no? Nel senso, la persona funge da cassa per il comune, cioè non trovo alcuna giustificazione per cui bisognerebbe accettare una rateizzazione, una qualsiasi forma di agevolazione, che risponde più che altro nell'ipotesi in cui fosse una tassa eventualmente dovuta dall'albergatore. Quindi non è assolutamente il caso, non è accettabile, diciamo, che si possa andare incontro a una situazione di questo tipo, perché ribadisco, è una tassa dovuta al Comune di Roma, cioè quindi come percepita dall'albergatore
attraverso il soggiornante, diciamo, il soggiornante deve essere immediatamente trasferito al comune. Punto. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Giannoli. Grazie. Due considerazioni molto semplici. Uno, la prima è che questa eventuale agevolazione sarebbe solo per questa figura di commercianti. Io posso capire il discorso sulle difficoltà di portare avanti un'attività commerciale e quindi la necessità di avere una dilazione su dei pagamenti, in questo caso sarebbero privilegiate solamente una categoria, coloro che per conto del comune raccolgono questa tassa, mentre altre categorie, onestamente, che vivono la stessa situazione di disagio non avrebbero uguale possibilità di dilazione, visto che non si tratta di una dilazione sul pagamento di tasse, ma sul riversamento di una tassa che non è di competenza dell'imprenditore. Quindi questa introdurrebbe sicuramente uno sbilancio, quindi una diseguaglianza tra le categorie. Seconda cosa, c'è anche l'aspetto legato, mi è sfuggito a volte. Vabbè, tornerà l'aspetto legato. No, ecco, il secondo aspetto, è che questi soldi dilazionati non entrano nella disponibilità del Comune nei tempi previsti. Quindi, c'è una forma di utilizzo o comunque da parte del riscossore, di chi riscuote, che li mantiene per sé e non li versa al bilancio. Quindi c'è una indisponibilità nelle casse comunali di questi fondi. Cosa significa? Che il comune non può chiaramente utilizzarli, impegnarli, non può metterli a disposizione invece per gli altri cittadini, ai quali invece è destinata, perché il bilancio è una somma di denaro destinata ai cittadini, ai servizi che si offrono ai cittadini. Quindi mi sembra che sia una proposta che non possa trovare alcuna giustificazione per essere votata favorevolmente. Grazie. Altri interventi? Non ci sono. Prego, Candigliotti. Sì, prego, prego. Grazie Presidente. Allora, ho ascoltato un po' tutte le opinioni che sono venute da tutte le forze politiche e forse ci siamo scordati una cosa importante. Forse vado a leggere un pezzetto che secondo me è fondamentale, pensavo di essere stato chiaro, ma non è stato recepito. Allora, per questo credo che sia importante andare a leggere, sempre sul discorso del dipartimento di quello che è arrivato. Allora, allo Stato tale struttura ha riscontrato negativamente le richieste in questo senso proposte. Ciò per quanto consta dalle note di risposta fornite agli istanti e giunte per coerenza e per conoscenza a questo Dipartimento, richiamando all'attenzione che il gestore di struttura ricettiva non è soggetto passivo di contributo di soggiorno, qualità invece rivestita dall'ospite dell'attività ricettiva che, in quanto tale, ai sensi delle vigenti normative tributarie, è soggetto legittimato alla richiesta di rateizzazione del debito maturato nel versamento di contributo di soggiorno. Il gestore delle strutture ricettive, invece, come sopra detto, riveste la diversa qualità di agente contabile, tenuto esclusivamente come incaricato di pubblico servizio a fare da tramite
per il rivestimento e riversamento alle amministrazioni del tributo riscosso dal soggetto passivo. Pertanto, nell'esercizio di tale ruolo non ha diritto a formule di dilazione dei debiti eventualmente maturati, rendendosi peraltro penalmente responsabile del reato di peculato ai sensi dell'articolo 314 del codice penale. Quindi non possiamo, solo perché alziamo una serranda, fare un reato di peculato, perché ricordiamo che sono soldi pubblici e l'appropriazione indebita è quando si è sul privato. Quando si tratta di soldi pubblici si tratta di peculato. Ora, detto questo, è un po' come avvallare una persona a gestire i soldi pubblici, e questo non è possibile perché, ripeto, è un reato. Grazie. Grazie, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Carloni. Allora, probabilmente non ci siamo capiti. Allora, io faccio un peccato mortale. Vado dal confessore e il confessore mi assolve. Dice, vabbè, visto che hai fatto sto peccato, io ti assolvo. Passiamo dal lato religioso al profano. Quante cartelle esattoriali sono state rottamate? Non era peculato pure questo? Sono state tutte dilazionate. Quella è dilazione che si chiede all'ente per poter dare la possibilità di togliere un debito, di togliere da parte del colui il quale deve dare, di dilazionare una certa somma. Qui non si chiede, qui si sta chiedendo un'altra cosa. Sì, l'aggiunta dell'articolo mi sembra un po' sproporzionata. Ecco perché poi citavo l'altra proposta che verrà dopo. Si potrebbe modificare anche con un emendamento successivo questa delibera, poter prevedere anche questa possibilità. Qua non si sta chiedendo di non far pagare o far restare, qui si sta dicendo di poter venire incontro. Oggi è successa questa situazione, cerchiamo di risolverla nel modo più opportuno, cioè dando la possibilità al contribuente che non ha provveduto, quindi meriterebbe la galera, nessuno dice che non la merita, anzi trovate proprio belle cose. Quindi quello è quello che si sta chiedendo, di dare la possibilità a questi albergatori di non chiudere l'esercizio, ma di poter addivenire ad una soluzione del pagamento. Questo è quanto si chiede, non è che si chiede la luna, si sta chiedendo solo questo. Grazie, quindi noi siamo favorevoli alla proposta. Okay. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere. Sì, forse non ci eravamo capiti bene, accolgo in pieno l'espressione di voto del consigliere Carlone, che ha spiegato egregiamente quello che avrei voluto dire anche io, e ribadisco anche un'altra cosa, mi piacerebbe essere ascoltata, ma semplicemente perché aggiunge un elemento in più, e l'elemento in più è il motivo anche per cui voteremo a favore, che ha ben detto l'amministrazione consiglieri del Movimento 5 Stelle, l'operatore economico fa da cassa per il comune ed ha una responsabilità enorme che non viene retribuita in alcun modo dal comune. Cioè, cosa significa? Che lui prende i soldi, si fa carico di questa responsabilità e li versa direttamente. Il comune cosa fa? In tasca e basta, cosa che potrebbe essere corretta, ma aiutiamoli questi operatori nella gestione dei soldi e dei fondi che entrano. Quindi a noi sembra più
consigliere, sembra più che evidente, non entro nel merito perché l'ha spiegato di nuovo bene il consigliere Carlone, della questione del peculato. Non è proprio così, nel senso che se noi concediamo la rateizzazione non si verifica peculato finché non c'è il termine ultimo, della rateizzazione. Detto ciò, capiamo anche, e io li ringrazio perché l'hanno spiegato probabilmente meglio di me, che l'operatore economico svolge una funzione di cassa, cioè di ritiro dei soldi e poi di versamento, che non gli è remunerata da parte del comune in alcun modo, neanche la responsabilità che si accolla con questo, con questa gestione. Quindi in realtà questa sarebbe un'apertura interessante da valutare, e quindi ci auguriamo che il Movimento 5 Stelle, così attento alle, e concluda, alle esigenze degli operatori economici, possa votare favorevolmente. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliera Tripudi. Grazie Presidente. Io rimango un attimino perplessa, perché in questo paese, e non solo a Roma, nel nostro paese ci sono le regole, ma nessuno le rispetta. Poi dobbiamo trovare la maniera per far rientrare i trasgressori, per dargli la possibilità. Allora io mi chiedo, ma le regole che ci sono a fare? Noi abbiamo una situazione, faccio l'esempio delle AGS, dove i presidenti di AGS dovrebbero prendere dagli operatori il pagamento dell'OSP, e la situazione che noi abbiamo verificato e che si è perpetrata per parecchi anni è che questi operatori di propria sponte non versavano alla cassa del comune. Faccio richiamo al regolamento perché siamo in dichiarazione di voto. Però, allora, Presidente, sta spiegando le motivazioni però per il parere. Esatto. Sì, ho capito, ma... Allora, io mi chiedo, com'è possibile dare la possibilità, per carità, un settore che sta in difficoltà, lo capisco, ma questa è la regola. Quindi dilazionare, a nostro avviso, sarebbe come mettere in difficoltà le casse del comune, perché come precedentemente è stato detto, questi proventi servono per dare servizi. Allora se io dilaziono i soldi non entrano in cassa, quindi da agente contabile deve semplicemente fare da passacarte, io prendo e verso, questo è il compito. Quindi è ovvio che noi del gruppo Movimento 5 Stelle non siamo d'accordo con questa modifica sulla delibera per la tassa di soggiorno, e votiamo favorevole al voto contrario, al parere contrario. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli al parere contrario? Contrari al parere contrario? Astenuti al parere? 14 favorevoli, 3 contrari, nessuno è buttato favorevolmente. Se l'atto si attende approvato. Allora,
Al secondo punto dell'ordine dei lavori abbiamo la proposta di deliberazione per espressione parere. Presidente, mi scusi. Sì, prego. No, siccome ha detto l'atto è approvato, è il parere che è approvato, mi scusi, no, per essere chiaro. Grazie. Sì, grazie della correzione, sì. No, ecco. Allora, stavo dicendo al secondo punto dell'ordine del giorno, la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del consigliere Diario, nuova apertura dei termini per la presentazione di istanze, articolo 22,1, deliberazione assemblea capitolina numero 11/2018. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Allora, la proposta di deliberazione ha come oggetto la riapertura dei termini stabiliti dall'articolo 22 al comma 1 della, per ulteriori 60 giorni di, dell'entrata in vigore del presente provvedimento rispetto al quanto descritto nel regolamento, nel nuovo regolamento degli impianti sportivi comunali, scusate, e di adottare quindi una procedura per la rideterminazione della durata delle concessioni, ai sensi sempre dell'articolo 22. Abbiamo valutato questa proposta di deliberazione in due sedute della Commissione Quinta Sport. E tanto per diciamo, rinfrescare la memoria ai colleghi, in qualche modo per contestualizzare questa richiesta, vi vorrei leggere il testo, l'articolo 22,1 a cui questa delibera fa riferimento, ed è il seguente. Dunque, si tratta di norme transitorie e il testo del regolamento recita così: il concessionario che ha presentato all'amministrazione un progetto per l'esecuzione di lavori già approvati ed eseguiti e o collaudati, ovvero in corso di collaudo, correlati al prolungamento previsto all'articolo 11 della deliberazione del Consiglio Comunale numero 170/2002, il precedente regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi comunali, per i quali non ha ancora ricevuto il provvedimento di rideterminazione della durata della concessione, presenta istanza di rideterminazione della concessione entro giorni 120 dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'istanza è corredata da un piano economico finanziario asseverato, come previsto dall'articolo 183 del Codice dei contratti e sue modifiche e integrazioni, funzionale al riequilibrio del rapporto concessorio, che abbia decorrenza a partire dalla data di ultimazione dei lavori. L'eventuale periodo già intercorso dalla data di scadenza originaria è computato ai fini del calcolo della durata della nuova concessione. Ora, cosa vuol dire quindi? Che i concessionari che grazie al precedente regolamento di concessione avevano fatto dei lavori avrebbero dovuto richiedere poi una rideterminazione della durata della concessione in base a quanto previsto dal precedente appunto regolamento. Entrando in vigore il nuovo regolamento, coloro i quali avessero già eseguito i lavori, quindi avessero già terminato i lavori e li avessero già collaudati, o se questi fossero stati in itinere, il collaudo fosse in itinere, avrebbero potuto comunque richiedere la rideterminazione della durata entro 120 giorni, proponendo anche il piano economico finanziario, che è comunque un progetto abbastanza economico, abbastanza complesso. Coloro i quali non l'avessero presentato in tempo avrebbero si sarebbero visti, diciamo, secondo quanto scritto dalla norme transitorie, non avrebbero potuto avere questo beneficio. Pertanto questa delibera in sostanza riapre questa finestra per altri 60 giorni, mettendo a disposizione di coloro che comunque hanno già eseguito i lavori di poter avere la rideterminazione del tempo.
E il secondo punto della delibera è una proposta appunto di procedura di rideterminazione di questa, per richiedere la rideterminazione della durata. Diciamo che la procedura è abbastanza, diciamo, è un atto amministrativo, e abbiamo discusso in commissione, abbiamo ritenuto che di dare un parere favorevole, perché comunque sia i lavori, diciamo, non si tratta di richiedere concessioni per nuovi lavori, rideterminazione per nuovi lavori, ma per essenzialmente lavori già fatti, e abbiamo solamente voluto aggiungere alcune, insomma, due osservazioni per, diciamo, affinché fosse più chiaro, diciamo, la richiesta. Allora, le osservazioni che noi abbiamo aggiunto, ritrovate in calce la nostra delibera municipale, le leggo. Allora, la prima osservazione è che si suggerisce comunque di aggiungere anche un termine specifico, fissare una data, perché chiaramente questa finestra deve avere comunque un termine, per la conclusione dell'iter ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui trattasi, che sia comunque ragionevole e che tenga conto delle evidenze ricevute da parte degli uffici. In qualche modo abbiamo voluto specificare che specificare una tempistica certa per i concessionari, affinché possano chiudere tutto l'iter in un tempo definito. La seconda considerazione invece riguarda la procedura. E in considerazione della delicatezza della materia si ritiene indispensabile per l'amministrazione avere effettiva contezza dei lavori eseguiti, pertanto nella procedura per la rideterminazione della durata della concessione al punto 4 si suggerisce di eliminare la parola anche tra la parola accerta e le parole mediante un sopralluogo. Sostanzialmente nella procedura viene scritto che l'accertamento dei lavori avviene anche attraverso sopralluoghi. Noi invece vorremmo che questa fase di accertamento fosse fatta, fosse certa appunto, e fosse fatta attraverso una constatazione de visu dei lavori svolti. Tutto qua. Penso di essere stato abbastanza esaustivo. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Non ci sono interventi? Bene, passiamo allora alla dichiarazione. No. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Nulla. Ok, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli, nessun contrario, 4 astenuti, l'atto si intende approvato. Passiamo al terzo punto dall'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per espressione di pareri ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Sturni, Terranova, Montella, Calabrese, Iorio, Pacetti, Paciocco, Seccia, Donati, Diario, Stefano, Coia e Vivarelli, regolamento del bilancio partecipato di Roma Capitale. Relatore, prego consigliere Pompei. Cercherò di essere piuttosto breve nella presentazione, per rammentando che questo regolamento è stato esaminato in due distinte commissioni, una prima con una prima lettura, una seconda con una più approfondita lettura e un'espressione di parere. Il regolamento è frutto, di un lungo studio fatto dal consigliere presidente della commissione di Roma Capitale, Angelo Sturni, che ha sentito
ha voluto verificare le esperienze fatte in altre città d'Europa, nonché poi su una base pratica, su un esperimento fatto presso per una situazione che si era determinata a Piazza dei Navigatori. Quindi diciamo così che c'è stato un esame generale per vedere come ci si comportava in altri paesi, per consentire alla cittadinanza, sia come singoli che come associazioni che come portatori di interessi alla destinazione delle somme del bilancio comunale, sia poi con un'esperienza concreta fatta, diciamo così, sul campo, che ha permesso di gettare giù alcune linee guida, alcuni principi generali sui quali non è possibile d'accordo, non è possibile non essere d'accordo. Il regolamento è un regolamento di ampio respiro, prevede una pluralità di attori e una possibilità veramente ampia concessa non solo, ripeto, ai cittadini, agli organi istituzionali e ai portatori di interessi di intervenire e dare un loro parere. Tutto si basa su una piattaforma informatica che per la verità è ancora in fase di approntamento, per cui, come dice il vecchio proverbio, poi il diavolo sta nei dettagli, quindi bisognerà quando ci proporranno la piattaforma informatica, vedremo, ma credo che a un certo punto su queste linee di orientamento del regolamento non è possibile non essere d'accordo. L'unica osservazione che come municipio possiamo fare è la seguente: noi per la verità abbiamo un pochettino precorso i tempi, è stata avviata in maniera, basandosi sul nostro regolamento della partecipazione fatto da questa consigliatura, è stato avviato il processo di una partecipazione a una spesa determinata per opere determinate, ed è stato avviato un processo partecipativo che è giunto felicemente in conclusione, quindi abbiamo maturato nel nostro piccolo come posso dire una esperienza positiva e di soddisfazione della cittadinanza. Ergo l'unica cosa che è scaturita dalle commissioni è quello di poterci riservare come municipio la possibilità di continuare nell'attesa che venga definita tutta quanta la piattaforma per verificare quello che sarà, di poterci, ripeto, mantenere questa nostra procedura che ha dato buoni frutti. Per cui il parere della commissione termina soltanto dicendo di inserire nelle disposizioni finali del regolamento una piccola osservazione che consenta al municipio di procedere per quanto riguarda le proprie competenze, le spese di competenza e l'ambito di competenza, a questo di continuare la possibilità di fare queste, di attivare una partecipazione dei cittadini per quanto riguarda, ripeto, alcune spese di competenza del municipio. Tutto qui. Posso leggere la motivazione che adesso è caduta. L'osservazione, scusate. Abbiate pazienza. Giustamente le carte si sono mischiate e devo trovare un attimo. Eccolo, grazie. Eccola qua. Sì, lo so. Sarebbe l'osservazione approvata è la seguente: sarebbe opportuno inserire nelle disposizioni finali che ogni municipio resta libero di attivare nel proprio ambito territoriale e di competenza processi partecipativi di spesa all'atere del procedimento contemplato dal regolamento comunale. Tutto qui. Per ora ho finito, poi eventualmente risponderò ad eventuali osservazioni. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Pompei. Interventi? Prego Consigliere Toti. Ma mi sembra un'osservazione, come ho detto, molto timida rispetto al decentramento. Io già l'ho detto nell'intervento che ho fatto giorni fa rispetto alla voglia di questa maggioranza di andare con forza verso un decentramento che deve privilegiare soprattutto un bilancio partecipato, ma un bilancio partecipato senz'altro, ma un bilancio autonomo municipale. Ecco il discorso, qui stiamo parlando oggi di un'osservazione che dice il municipio resta libero di attivare nel proprio ambito i processi partecipati. La facciamo già da
tempo questi progetti partecipativi, Presidente della Commissione, perciò non facciamo nessuna scoperta, anzi mi sembra un regresso rispetto alla volontà di decentramento che vedevo a tratti essere presente nel dibattito municipale. Perciò da una parte vedo qualcuno che vuole non a chiacchiere, non per scherzo nel dibattito municipale andare verso un discorso forte di decentramento, però poi ho improvvisato pure l'altra volta che non bastano le chiacchiere qui in Consiglio Municipale sul decentramento e sull'autonomia, ma ci vogliono atti concreti e forti da parte di questo municipio. Non li vedo oggi perché, come ho detto, un'osservazione che è poco più di niente, perché già lo facciamo questo discorso e è stato fatto anche nel passato, negli anni anche, parlo di 10 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa, è stato fatto e la gente ha partecipato, però noi vogliamo una partecipazione vera, e la partecipazione vera non è su un bilancio lontano, ma su un bilancio nostro, municipale. Ecco perché io ho detto nel corso del dibattito della Commissione che forse c'era bisogno non soltanto della partecipazione dei cittadini al bilancio comunale, perché partecipazione è sempre benedetta, è sempre un discorso importante, forte, di democrazia e di sussidiarietà. Il discorso è che dobbiamo con forza andare verso un bilancio autonomo municipale, e questo noi lo dobbiamo ribadire in questa nostra, in queste osservazioni che noi oggi andavamo a presentare e invece è che io già ho fatto presente in sede di partecipazione, in sede di commissione. Perciò senz'altro d'accordo sulla partecipazione, per questo io già ho testimoniato in commissione la mia espressione di voto poi in municipio, che sarebbe stata quella di astensione, perché chiaramente non possiamo votare contro una proposta che parla di partecipazione, però la partecipazione deve essere una partecipazione vera, io l'ho detto, senza decentramento la partecipazione è spuntata, l'ho detto tante volte, lo ripeto pure stamattina, c'è stato anche a livello di bilancio municipale un dibattito che si è sviluppato e che io penso sia da ribadire. Il bilancio comunale è anche questo un bilancio in sofferenza, perché ci vogliono più poteri e più disponibilità verso il Comune di Roma per dare risposte ai cittadini, perciò un discorso di poteri trasferiti dalla Regione e dallo Stato alla città di Roma, ma questo è una parte del tutto, l'altra parte importante è quella di avere noi la possibilità di avere personalità giuridica, abbiamo detto tante volte, ma soprattutto un bilancio autonomo sul quale tutto il bilancio municipale, favorire la partecipazione dei cittadini, favorire il confronto su questo, che poi Presidente della Commissione anche lei ha detto nel dibattito sul bilancio municipale, bilancio cittadino col bilancio derivato municipale sul quale c'è stato un confronto in commissione, c'è stato un voto chiaramente in commissione, che comunque c'era stata una sofferenza in commissione in quanto non avevamo avuto il tempo, e in questa la partecipazione sofferente dei consiglieri municipali, perché anche i consiglieri devono partecipare, non solo i cittadini, ma i consiglieri che sono stati votati dai cittadini e rappresentano i cittadini, che hanno la difficoltà, ecco, di partecipare a una scelta, in quanto anche rispetto a questo c'è stata una sofferenza, una restrizione dei tempi, pure una difficoltà, ecco, di un confronto. Perciò viva la partecipazione, ma viva anche il decentramento, Presidente, ecco, io vorrei che in futuro ci fosse, dato che si dice però a parole che ci sia uno sforzo da parte dei 5 Stelle su un discorso di decentramento e di partecipazione, che questo si esprima con forza nel dibattito, anche con prese di posizioni e non con questa
chiamiamola così, espressione di grossa timidezza che parla soltanto di attivare nel proprio ambito territoriale processi partecipativi. L'abbiamo già fatto, cioè oggi ribadiamo un qualche cosa che è stato già fatto, ma non c'è questa voglia, ecco, che io penso sia necessaria e che debba venire da questo municipio. Grazie, prego consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, il consigliere Toti spero possa essere, anche perché è d'accordo con questa visione, abbastanza testimone del fatto che questa maggioranza di governo in municipio, in questa consigliatura, come anche una parte dell'opposizione, sta puntando in maniera diretta al decentramento, forse come non si è mai fatto dal 99 in poi, quando è stato votato proprio il regolamento sul decentramento. Quindi voglio dire, siamo ben consci del fatto che stiamo andando in questa direzione e non abbiamo controprove negative che possono poi dimostrare il contrario. Per quanto riguarda invece il discorso generale sul decentramento, io l'ho detto più volte, per me il Comune di Roma deve essere regione e i municipi devono essere comuni, quindi io su questo non mi smuovo di una virgola. Sarà una visione probabilmente idilliaca, probabilmente futurista o futuristica meglio, però sicuramente noi cerchiamo di andare in questa direzione. Proprio al Consiglio precedente abbiamo votato un atto di decentramento sulla cultura e sul turismo, abbiamo votato un atto sul decentramento dell'AMA per l'AMA di municipio, abbiamo fatto anche un altro atto sulle competenze che come municipio vorremmo che si decentrassero dal centro. Quindi su questo diciamo che il discorso è piuttosto chiaro e non mi soffermo ulteriormente. L'aspetto che invece mi interessava, che poi è l'argomento del giorno, è il bilancio partecipato. Allora, io trovo favorevole invece questa proposta per due motivi. Il primo motivo è che non impedisce, poi il Presidente Pompei ci ha tenuto a specificarlo e quindi sono ancora più contento, non vieta assolutamente, perché non è riportato, il fatto di portare avanti un processo partecipato sul bilancio in sede municipale, cosa che già abbiamo fatto lo scorso anno. È il primo municipio su Roma, l'unico probabilmente, che ha fatto questa cosa. Il municipio ha pagato in opere con soldi, con fondi municipali, 800.000 euro per realizzare sul territorio municipale opere dei cittadini. Cioè, nel qual caso si tratta di una decina di aree ludiche che sono sparse per tutto il territorio ed è stata una prova di democrazia praticamente diretta, secondo me fantastica. Che cosa dice invece questa proposta comunale? Dice, al netto dell'osservazione che ha fatto il Presidente Pompei, cioè che è meglio, cioè che è già così, però è meglio specificare che comunque possiamo continuare a farla come municipio, perché è normale questo. Questa proposta dice che sul bilancio partecipato invece comunale, non municipale, perché municipale già lo possiamo fare, già l'abbiamo fatto, unico esempio su Roma, sul bilancio comunale hanno voce ed espressione i cittadini, cioè ovviamente di Roma, che poi sono i cittadini dei municipi, cioè parliamoci chiaro, ma anche il municipio stesso, cioè noi non solo come municipio possiamo fare il nostro bilancio partecipato municipale, possiamo anche interagire e incidere sul bilancio partecipato del comune centrale, cioè abbiamo due strade, il comune qua, scusate, ne ha una, perché nel bilancio partecipato nostro del municipio non entra, perché lo facciamo noi, mentre noi abbiamo incidenza su quello comunale. Quindi è un discorso invece molto molto importante, secondo me. Io spero di aver chiarito quantomeno i dubbi che mi è parso di ascoltare dall'intervento precedente, evidentemente, consapevole del fatto, qui ci parlo per me stesso ma anche come maggioranza, del fatto che queste forme di decentramento sono essenziali. Il bilancio partecipato è fondamentale, già l'abbiamo fatto al municipio e ha avuto un successo clamoroso, tanto che vorremmo adesso poi ripeterlo con 10 aree ludiche che non c'erano e che ci saranno. In più possiamo incidere invece sulla parte comunale, che scusate se è poco, grazie. Grazie, altri interventi? Non ce ne sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Vuole concludere? No. Ok. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere.
Il gruppo del Partito Democratico si asterrà e, nonostante si dichiara ovviamente favorevole a tutto ciò che ci siamo sempre detti nelle commissioni, io apprezzo l'impegno insomma del Presidente Pompei, che più volte ha dimostrato anche un'autonomia rispetto a alcune scelte del Comune. Dopodiché, per onestà, come gruppo ci sentiamo di astenerci, in quanto, nonostante noi siamo favorevolissimi al portafoglio per i municipi, a un ruolo vero, concreto, diciamo anche rivendico un'interlocuzione che il Partito Democratico a livello capitolino sta tenendo con il Presidente Sturni per pervenire a una proposta unitaria. C'è un'interlocuzione in corso proprio in queste ore, per cui noi stiamo cercando di procedere con delle proposte di modifica che possano portare a una sintesi. Quindi noi nel medio-lungo periodo ci troveremo, secondo me, allineati su questa cosa, però su questo purtroppo mi sento di dire che, se non rendiamo effettiva questo decentramento, risulta questo atto, diciamo, che oggi è posto in votazione, risulta molto timido, come diceva il consigliere Toti, ma anche un po' una farsa, se non c'è il trasferimento vero di risorse. Stiamo reiterando un ragionamento su cui, per quanto riguarda il principio, siamo tutti d'accordo, però mi auguro che si riuscirà a giungere a una proposta unitaria con il Partito Capitolino, però con questa, diciamo, poca pregnanza della sostanza dell'atto ci sentiamo di astenerci. Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni? Prego, consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. No, io volevo... il discorso che ci ha fatto il consigliere Toti era già stato fatto, per la verità, in commissione, e lì era stata piuttosto precisa, come suo costume, la dottoressa Zitoli, che aveva un po' rammentato che noi stiamo parlando di tutt'altra cosa. Penso che volontà di decentramento alla consigliatura di questo municipio non possa non essergli riconosciuta a piene mani. Noi abbiamo già fatto una proposta di risoluzione per un esperimento di decentramento su alcune materie ben definite ed è stata una risoluzione. Abbiamo fatto una proposta di decentramento per ampliare la possibilità di dare appalti, criticando la deriva, in sostanza ripetendo il discorso la delibera tronca, e quello l'abbiamo fatto, anche quella è stata una mozione, no, una risoluzione anche quella, credo, non mi ricordo bene. E poi last but not least, su un particolare argomento del regolamento del decentramento amministrativo, abbiamo addirittura fatto una proposta di delibera per far proporre una delibera per una proposta comunale, del Consiglio Comunale, per modificare il regolamento. Su questa strada stiamo andando avanti. Più di questo ci riesce un po' difficile immaginare. L'unico mezzo che abbiamo è preparare noi delle delibere da sottoporre all'Assemblea Capitolina. Oltre non possiamo andare, non i nostri mezzi. Andremo avanti su questa strada, però certo non possiamo toccare i singoli argomenti. Parlare di un decentramento generale mi sembra una cosa un pochettino, non è così semplice, non tutti i municipi hanno la stessa struttura, la stessa organizzazione, e quindi ovviamente, andremo avanti decisamente, ma con un certo giudizio, in sostanza. Questa è una forma, d'altra parte penso che abbiamo dato ampia prova della nostra volontà di attivare una democrazia diretta, abbastanza spinta, con il decentramento, con la partecipazione dei cittadini per quegli importi che ha rammentato prima il consigliere Guido. Tutto qui, quindi credo il nostro voto non può che essere favorevole con l'osservazione che abbiamo rammentato. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Giotto. Sì, il Presidente ha parlato di giudizio, io ribadisco che più che giudizio a me mi sembra timidezza rispetto a questo problema. Si parla però ancora tutto quello che è uscito rispetto al decentramento, alla volontà di decentramento, poi
non è stato e non è stato portato al dibattito comunale, perché poi è importante che noi non parliamo soltanto qui, ho detto tante volte sfiorando il discorso di prenderci in giro rispetto a questo, perché poi dovete essere voi come municipio a imporvi ai vostri consiglieri comunali in modo che poi passi questo discorso e non rimanga praticamente soltanto a un dibattito poi a livello municipale, che poi se non è trasferito poi a livello comunale rimane soltanto così una semplice così discussione. Invece ecco, vorremmo che finalmente sia a livello nazionale sia a livello regionale, perché poi pure a livello regionale non c'è questa volontà, sia a livello cittadino finalmente si arrivi a un discorso vero di autonomia per i municipi, e autonomia significa che finalmente dopo 20 anni, 30 anni di discussione